Cresce la flotta toscana su ferro. Sono stati presentati questa mattina alla stazione di Santa Maria Novella 3 nuovi treni Vivalto, come fissato nell'accordo tra Regione Toscana e Trenitalia dello scorso luglio. I nuovi convogli circoleranno sulle linee Pistoia-Firenze e Montevarchi chiuse nel collegamento tra il capoluogo toscano ed Arezzo. Treni che potranno circolare anche in direttissima. Credo ci siano delle componenti importanti in questa fornitura. Uno è quello di avere la predisposizione con le porte rinforzate per poter viaggiare in direttissima sia verso sud sia verso nord. Quindi questa è la dimostrazione di come non solo non siamo sfrattati dalla direttissima col servizio regionale, ma anzi il materiale rotabile che viene fornito è predisposto per poter andare nei due sensi di circolazione. L'altro aspetto che vorrei sottolineare è quello relativo al maggior comfort, sicuramente, perché treno nuovo è maggior comfort, ma maggiore sicurezza perché c'è un sistema di videosorveglianza, come abbiamo ascoltato, rinforzato. E poi abbiamo le toilette, che sono quelle che sono state riviste anche a seguito dell'iniziativa che la Regione ha fatto negli anni scorsi per poter avere una maggiore agibilità per i diversamente abili. Il taglio del nastro dei nuovi Vivalto è stato poi anche l'occasione per fare il punto sullo stato di puntualità del servizio di trasporto regionale ferroviario. In meno di 2 anni la puntualità in Toscana è cresciuta dall'87% nei 5 minuti in puntualità reale nell'anno 2014 a quasi 91% puntualità reale vissuta dal cliente, quindi considerando anche gli scioperi, considerando anche cause di forza maggiore. Le cancellazioni sono più che dimezzate, questo è il bilancio del 2016 rispetto al 2015, ma ancora di più rispetto al 2014, quindi i pendolari in Toscana stanno cominciando a viaggiare meglio. Più comfort, più qualità, più puntualità, più informazione a bordo, ce lo dice anche la customer satisfaction, che è passata da 76 a 83% di soddisfazione, quindi numeri importanti.